Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuova puntata di Riassunti Matti, dove parleremo di quel movimento artistico dai mille nomi: Art Nouveau, Stile Liberty, Modernismo, Jugendstil. Ma cos'è? Perché è nato? E soprattutto perché ha così tanti nomi? Scoprirete tutto in questo video che, come ogni riassunto matto, sarà brevissimo e frizzantino. A un certo punto mi vedrete vestita diversamente perché purtroppo ho dovuto rigirare la prima parte del video, sì. Quindi se a un certo punto mi vedrete diversa, non c'è niente di strano. Tornando a noi, prima di tutto, perché questo movimento ha così tanti nomi? Questo perché l'Art Nouveau non è un vero e proprio movimento, diciamo, unico, ma un insieme di movimenti diversi che ha sviluppi differenti e diversi nomi a seconda dei luoghi. In Francia viene appunto chiamato Art Nouveau, in Inghilterra Modern Style o Glasgow Style, in Germania Jugendstil, nei Paesi Bassi ha questo nome che, scusate, non so come pronunciare, ve lo scrivo, in Spagna è generalmente conosciuto come Modernismo, in Austria come Secessione, o meglio ancora secessione viennese, per distinguerla dalle precedenti secessioni di Monaco e di Berlino. Anche in Italia abbiamo avuto una forma di Art Nouveau che avrete sentito nominare come Stile Liberty, che però è arrivata in ritardo rispetto agli altri paesi europei. Questo perché l'Italia aveva ben altro a cui pensare, perché era presa già dalla necessità di unire tradizioni culturali differenti dopo l'unità d'Italia. Inoltre l'industrializzazione era meno sviluppata rispetto agli altri paesi europei. E l'industrializzazione è particolarmente importante se parliamo di Art Nouveau, adesso ci arriviamo. Per tutto il video la chiamerò Art Nouveau per comodità, insomma non posso nominare tutti gli altri nomi che abbiamo detto prima, vi prego. Vediamo innanzitutto il contesto storico. Ci troviamo in un periodo di benessere economico e stabilità politica per l'Europa e le città fanno a gara per rinnovarsi. Bene, da questo momento in poi mi vedrete vestita diversamente. Negli ultimi decenni dell'Ottocento si assiste alla seconda rivoluzione industriale. Le campagne si spopolano a favore delle città e l'artigianato subisce un duro colpo, sentendosi sostituito dalla produzione industriale. L'ambiente artistico sente il bisogno di un cambiamento. I prodotti industriali appaiono privi di qualsiasi valenza estetica, sottomessa totalmente alla funzionalità. Insomma, va bene che i prodotti costino meno, ma se ci dobbiamo circondare di bruttezza, beh, questo è inaccettabile. Come se mi condannassero a vivere in un mondo totalmente arancione, penso che anch'io fonderei un movimento per protesta. Ma comunque, tornando a noi, ad un certo William Morris, pittore, decoratore grafico, questa cosa proprio non va giù. L'operaio deve produrre oggetti utili, ma anche belli. L'arte si deve manifestare anche nel quotidiano. La macchina deve essere al servizio dell'uomo, non il contrario. E allora cosa fa? Prima fonda la Morris, Marshall, Faulkner & Co. in collaborazione con alcuni artisti pre-raffaelliti come Burne Jones e Rossetti. Questa azienda tenta di rimanere competitiva per costi e qualità, ma finisce per rimanere lo stesso rivolta a una stretta cerchia di persone, non al popolo. Ma Morris non si perde d'animo e ci riprova, fondando la Arts & Crafts Exhibition Company, un'associazione di arti e mestieri con lo scopo di conciliare produzione industriale ed estetica, per consentire anche ai meno abbienti di avere oggetti di alta qualità e basso prezzo. Ecco, tutto questo getta le basi non solo per l'Art Nouveau, ma anche per quello che oggi conosciamo come design. Ecco, adesso chiedetevi quanto sarebbe brutta la vostra lampada se William Morris non avesse deciso di dire la sua. Ma quindi, che cos'è quest'Art Nouveau che ancora non l'abbiamo capito? Sono tutti questi diversi movimenti di rinnovamento in senso moderno che abbiamo elencato prima, che nascono per educare il pubblico ad una nuova estetica, uno stile ornamentale che aggiunge bellezza all'oggetto utile. L'arte come stile di vita, che vada dal micro, ovvero dai gioielli e dall'arredamento, al macro, quindi anche investendo l'architettura. Coinvolge davvero tantissimi ambiti: pittura, architettura, oreficeria, tappezzeria, ceramica, vetro, grafica, persino i vestiti. Ma vediamo un po', come sempre, cosa diventa in oppure out in questo, diciamo, movimento. Sebbene, come abbiamo detto prima, ci siano differenze tra diversi luoghi, possiamo dire in generale che diventano in. Decorativismo, soggetti naturalistici e floreali, la linea curva, la simmetria e l'utilizzo di nuovi materiali, soprattutto in architettura. Inoltre si cerca di raggiungere l'opera d'arte totale, ovvero l'unione delle diverse arti. Pittura, architettura, musica e chi più ne ha più ne metta devono quindi essere in sintonia. Un ottimo esempio di questo è il Palazzo della Secessione di Olbrich, dove ogni elemento è pensato per essere coerente con il resto, persino il fregio di Beethoven che viene collocato al suo interno. Fregio di Beethoven realizzato dal grande Klimt. Cosa invece assolutamente fuori moda, out, X proprio. Ma naturalmente il prodotto industriale senza alcuna finalità estetica, che punta solo alla funzionalità. Chi sono invece le star del movimento, o meglio di questi movimenti? Il più famoso in assoluto è il pittore Gustav Klimt, che non ha bisogno di presentazioni. Oro, oro e ancora oro. Tra l'altro
l'altro, lo sapevate che la presenza di oro nei dipinti di Klimt deriva anche da un suo viaggio a Ravenna, dove vide i mosaici bizantini e ne rimase assolutamente affascinato? Ok, sto divagando, torniamo all'Art Nouveau. In Spagna, o meglio ancora in Catalogna, troviamo uno dei miei architetti preferiti, ovvero Antoni Gaudí, autore della Sagrada Famiglia. Di altre star abbiamo Victor Horta, Héctor Guimard, le sorelle Margaret e Frances MacDonald, Joseph Maria Olbrich, Alphonse Mouchat, che poi Alphonse Mouchat non ho mai capito come si pronuncia perché in realtà lo diciamo tutti alla francese, ma lui era cecoslovacco, quindi... Insomma, tantissimi esponenti per tutti i gusti, cosa vogliamo di più? Ma chi sono invece gli influencer del movimento? Possiamo già trovare alcune basi nell'arte romantica, ma soprattutto i pre-raffaelliti, Henri de Toulouse-Lautrec e i simbolisti. E niente, questo era il riassunto estremo di tutti i fenomeni e movimenti legati all'Art Nouveau. Cosa ne pensate? Qual è la vostra star del movimento preferita? Fatemelo sapere come sempre con un commento, fatemi sapere cosa ne pensate del video, condividete, mettete like, fate tutto quello che potete per condividere la cultura, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao!